Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringiluca. E sì ragazzi, sono ancora in America, ma prima di partire, pochi giorni prima di partire, mancano solo due giorni, mi è arrivato questo prodottino, ovvero Zhiyun Crane M2. Andiamolo ad unboxare e a vedere le prime impressioni. Prima di cominciare volevo ricordarvi che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Inoltre qui sotto trovate il tastino per condividere questo video con i vostri amici in modo tale da supportarmi facendomi conoscere anche da altre persone. Detto questo non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad unboxare. Partiamo subito, io qui ho il mio coltellino svizzero che avete visto in un passato unboxing, prendiamo la lama, andiamo a girare questo e andiamo ad inserire la lametta qui, ok. Taglio effettuato, andiamo ad aprire molto molto velocemente, ve lo giro in modo tale da farvelo vedere meglio, e andiamo a tirare fuori quella che è la pochette, sì perché in questo microscopico scatolino potete vedere rispetto alla mia mano quanto è piccolo, ci sta anche una pochette per trasportarlo. Qui dentro abbiamo anche della cartaccia che ovviamente non ci interessa, ma qui abbiamo la fase, la parte principale. Allora, premetto che la scatolina è veramente molto carina, fatta in polistirolo, veramente fatta bene, mi sembra abbastanza ben rifinita, molto, molto minimal. E andando ad aprire qui, taradadan, troviamo all'interno tutto quello che è lo stabilizzatore. La prima volta che lo vedo anch'io, wow, è veramente microscopico, veramente piccolissimo, ragazzi, vi rendete conto? Questa è la mia mano, guardate un po' qui, questo è questo stabilizzatore. Andiamo a prendere il cavallettino che è sempre qui in dotazione, anzi adesso vi mostro anche tutto quello che c'è all'interno di questa dotazione. Questo è il cavalletto, veramente molto molto piccolo, si apre e diventa veramente molto piatto. Lo andiamo ad avvitare subito al di sotto del nostro gimbal. Questo è un gimbal pensato per le mirrorless più leggere, come nel mio caso che è una Sony Alpha 5100, e per le GoPro e per gli smartphone. Infatti qui dentro abbiamo anche il supportino per smartphone, costruito veramente molto molto bene, interamente in metallo, molto carino, a molla. Non amo molto le molle, ma in ogni caso è un prodottino fatto molto molto bene, mi sembra molto resistente in tutto. Lo andiamo a tirare fuori e lo lasciamo qui. Qui abbiamo una vite da 3,5 di plastica, fattore non positivissimo. Vediamo cos'altro c'è all'interno. Una fascetta per legarlo da qualche parte, ma ovviamente non ci interessa. Troviamo inoltre la piastra da mettere al di sotto della fotocamera, smartphone o qualsiasi altra cosa vogliate utilizzare con questo gimbal, proprietaria, quindi non, assolutamente non compatibile con cavalletto o altre cose del genere. E inoltre troviamo un cavo USB-C, sempre comodo. Chiudiamo questa, la mettiamo da parte e direi adesso che io prendo la camera, la monto qui sopra, faccio un paio di test e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, faccio questa clip per mostrarvi la effettiva stabilità di questo stabilizzatore che è veramente impressionante. Mi sto trovando veramente benissimo, considerate che io sono con un 24 mm, quindi braccio totalmente esteso, con un APS-C e mi dà la possibilità di non vibrare, di non soffrire troppo con il mio braccio. Detto questo, voglio parlarvi un po' di specifiche, quindi torniamo al banchetto e andiamo ad analizzare tutti i dettagli di questo stabilizzatore. Ed eccoci qui ragazzi, allora ho appena finito di testare questo Zhiyun Crane M2, devo dire che è veramente spettacolare, mi sono trovato benissimo, il cavalletto è molto stabile, come potete vedere si estende per direi un quarto dell'altezza di questo stabilizzatore ed è dotato di parecchie chicche. Allora, come prima cosa abbiamo la memoria della nostra, diciamo, camera qui direttamente sullo stabilizzatore, cosa veramente molto molto comoda. Inoltre abbiamo la possibilità di andare ad agganciare lo stabilizzatore e di bloccarlo su tutti e quattro, su tutti e tre, scusatemi, gli assi, quindi veramente chicca non da poco. Possiamo andare tramite queste manovelle a stringere e regolare tutti i fattori e inoltre qui abbiamo veramente tanti tasti, come il tasto per andare a modificare quella che è la modalità, il tasto per andare a cliccare il rec e tra poco vi spiego come,
come il tasto per andare ad aumentare e diminuire lo zoom sia dello smartphone che della nostra camera che abbiamo installato al di sopra, il tasto power che ha slitta, quindi non mi ha fatto tanto impazzire, ma in ogni caso è comodo, lo teniamo qui di lato e quindi si raggiunge velocemente, il tasto menu e il tasto trigger sul retro come i classici DJI. È vero, è dotato di molti più tasti rispetto a quello che è il Ronin SC, ma sono tutti molto facili da capire e facili da comprendere. Abbiamo la possibilità di collegarlo alla nostra camera iPhone o altro senza cavo, quindi tramite Wi-Fi. Questa cosa andrà a risucchiare, tra virgolette, batteria al nostro dispositivo che ci collegheremo sopra. Non ho ancora testato per quanto riguarda la batteria di questo dispositivo, perché appunto l'ho testato giusto per qualche ora e devo dire che si è comportato veramente benissimo. Ma detto questo, volevo parlarvi un pochettino in generale per mostrarvi appunto quello che è questo stabilizzatore. Vi darà la possibilità di stabilizzare tutte quelle che sono le vostre camere leggere, tra virgolette, come quella che può essere una 6100, una 5100, come nel mio caso, un Alpha 6000 e tutte camere piccole e compatte che diciamo rendono necessario l'utilizzo di uno stabilizzatore, perché appunto non hanno uno stabilizzatore interno, e devo dire che questa potrebbe essere veramente la soluzione ottimale. Detto questo, ragazzi, io non faccio altro che ringraziarvi per aver visto questo video, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Zhiyun Crane M2 qui sotto nei commenti, e detto questo io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.